Condivido il percorso definito dalla direzione nazionale del PD. Così il presidente del Consiglio regionale, Rosetta D'Amelio, si esprime sulla linea intrapresa dal suo partito in ordine alle candidature per le prossime elezioni. Renzi ha invitato tutti a giocarsi la propria partita. E giocare la partita significa che non si può pensare a rendite di posizione. Per quanto riguarda i consiglieri regionali è stato detto che si definirà un loro impegno rispetto al radicamento, perché ce l'hanno realmente, sui territori e ciò che serve al Partito Democratico. Ma certo, se il mio partito mi chiede di dare una mano io sono a disposizione, ma insomma così, con molta serenità e nonchalance. Ma la seconda carica regionale si è espressa anche sulla posizione assunta dai sindaci dissidenti e da alcuni circoli locali del PD. Ma veramente non molti sindaci, lì c'era un solo sindaco del PD che era Rosanna Repore, c'era un sindaco di Calitri che non si sa se è iscritto a SEL o a quale partito, c'era, ho letto, un sindaco di San Nicola Baronia che io conosco come di Forza Italia. Credo che i sindaci dell'Alterpigna sono quelli che hanno votato Rosetta D'Amelio alle regionali, che è stata la prima votata, non ha visto nessuno di nessun partito e sono orgogliosa di questo. Per il resto ognuno si può vendere. Gerardo Capozza farebbe bene a riflettere, perché stando alla presidenza del Consiglio in un ruolo tecnico dovrebbe svolgere quel ruolo. Una Rosetta furiosa, quella venuta fuori durante l'intervista, che è oggi contro De Mita, ha detto: viene da una tradizione demitiana, la mia storia politica, ha concluso D'Amelio, è ben diversa ed è più lineare. Da parte di qualcuno, non dei sindaci, di qualcuno che vorrebbe decidere per il nazionale le candidature, beh, io sorrido molto, perché questi qualcuno sono tutti democristiani che hanno avuto molto da De Mita, hanno fatto i segretari provinciali, hanno fatto con De Mita, forse non hanno avuto, a un certo punto non hanno avuto quello che volevano e sono improvvisamente gli antidemitiani. Io vengo dal PC, dal PDS, dal DS, sono del PD, la mia storia è stata di battaglia in questo territorio contro De Mita, ma poi c'è un problema anche di rispetto delle scelte nazionali e del mondo che cambia. Mi fanno davvero ridere, perché avrebbero un po' di dovrebbe farlo sputare nel piatto nel quale hanno mangiato per decine di anni.